Un derby senza dubbio vincente, intenso, zeppo di emozioni, giocato a viso aperto. Vince il Francavilla nel finale quando tutto lasciava presagire la divisione della posta. Clamoroso l'autogol di Pierantozzi. Tre minuti più tardi il sigillo del grande ex De Santos. Marsicani belli ma ingenui, per contro giallorossi spietati. Terzo successo di fila, Arrachini e Colavito. Paolo, questa è una vittoria pesantissima, un Avezzano coriaceo, intraprendente, che vi ha messo in difficoltà. In grossa difficoltà, ma lo sapevo, è una squadra che era in salute. Il primo tempo secondo me non abbiamo fatto benissimo, però nella ripresa si vedeva una squadra che voleva la vittoria. Una disattenzione, abbiamo subito il pareggio, però poi negli ultimi 20 minuti la mia squadra comunque ha creato e penso che alla fine il risultato è meritato. Gran bell'Avezzano che ha messo in difficoltà il Francavilla, la partita era di fatto finita, probabilmente però Colavito preferisce i punti ai complimenti. No, hai detto bene, cioè ora, ma sempre, anche se avessi preso la squadra all'inizio del campionato, cioè io sono molto pratico, cioè quando ci sta da prendere i punti li devi prendere, soprattutto in una situazione dove noi ci troviamo, ecco. Però ho visto anch'io una squadra che ha voglia di dire la sua, ha voglia di tirarsi fuori, ha voglia di mantenere la categoria e sono presupposti importanti. Ancora ai margini Bedin, dopo il lungo stop Palumbo riparte dalla panchina alla pari di Cafiero. 4-3-3, Bellanca mezzala davanti Banegas e Mancini a supporto di Dos Santos. Ospiti schierati invece secondo i canoni del 4-4-2, De Rocis e Manari, esterni Bruni e Padovani di punta. La cronaca, da fuori Banegas, sinistro non irresistibile, Fanti si distende e devia. Avezzano intraprendente, brioso nella manovra. 25esimo, Bellanca illumina, volé vincente di Mancini. L'arbitro Loic di Aprilia annulla su segnalazione del primo assistente De Santis di Campobasso. I dubbi restano. Alla mezz'ora splendida apertura di De Rocis, Manari rifinisce per Di Renzo che sbaglia l'ABC, ovvero il controllo. Errore di grammatica, l'ex Pineto si sarebbe trovato a tu per tu con Spac. Dall'altra parte Banegas dalla bandierina. Busco sale in cielo ma non trova la porta. Non c'è un attimo di tregua, sbaglia Nazzari, Manari si coordina, sinistro di poco alto. Risponde Bellanca, tra i migliori del Francavilla, destro violento, frustrato da Fanti. Finale di frazione, Samuel Di Renzo, retropassaggio maldestro, reattivo Spacca che anticipa di un niente Padovani. Derby insomma aperto a tutti i risultati. Ripresa in apertura, Dos Santos innesca Mancini che controlla e arma il sinistro potente ma centrale, Fanti disinnesca. Versante opposto, quinto minuto, piazzato di Kras, sinistro a giro, molto bello, la traversa, salva Spacca. Tre minuti più tardi sbaglia Nazzari che rimedia subito su Bruni. 12esimo, giallorossi cinici, male di Nicola. Dos Santos anticipa Ferrante, innesca Banegas, lo stesso di Nicola, resta a guardare, l'argentino non perdona. 1-0 Francavilla. Entra Palumbo, recupero importante, gli fa spazio Mancini. 4-2-3-1, Bellanca esterno alto. Subito dopo, sul rinvio di Spacca, tutti i limiti della difesa marsicana. Errore di Pierantozzi, esce Fanti, si avventa sul pallone Dos Santos, la palla passa, miracoloso il recupero di Vesana, il migliore dei biancoverdi, che sembra salvare sulla linea. Dal possibile 2-0 al pareggio, questione di attimi. A fondo di Manari, invito in mezzo, ci prova Padovani, respinge Nazzari, tap-in di Bruni, 1-1. 32esimo Fabrizi per Mele, sempre 4-2-3-1, Bellanca arretra di nuovo in mediana. Un minuto più tardi, palla gol per Dos Santos, servito nello spazio da Banegas, strepitoso, Fanti in uscita. 37esimo, Colavito si copre, fuori Manari, dentro Tariuk, difesa 5, occasionissima per Samb, subentrato in precedenza Padovani. A tre minuti dall'epilogo il clamoroso autogol di Pierantozzi, preoccupato dal nulla, incredibile. 2-1 Francavilla. Al 90esimo il tris, punizione di Palumbo, serie di deviazioni, tutto solo, Dos Santos non può fallire. 15esimo gol per il brasiliano, 11esimo in maglia giallorossa, ma è soprattutto suicidio avezzano. Più sistemi di gioco, può giocare col 4-3-3, col 4-2-3-1 quando è entrato Palumbo. Bellanca che sta crescendo a vista d'occhio, prima da esterno poi da centrocampista. Sì, bravo, a me fa piacere, è un ragazzo che nel girone d'andata
ha trovato poco spazio, però si è allenato sempre molto bene e adesso giustamente viene premiato e fa delle prestazioni importanti, ma non solo lui, mi fa piacere anche parlare di Gallo, che sono giocatori che vanno in campo e danno l'anima. I presupposti per lottare ci sono, del resto hai trasmesso da subito un'idea di calcio, di gioco ed è stata visibile a tutti. No, mi fa piacere che voi magari potete notare dall'esterno, diciamo, questo che hai notato, però guarda, l'allenatore ci deve mettere tanta passione, tanta voglia, tanta umiltà, tanta abnegazione, la devi cercare in tutti i modi di trasmetterla ai ragazzi. I ragazzi si sono resi disponibili e comunque ci stanno mettendo tutta la voglia, tutta la loro professionalità per cercare in qualche modo di tirarci fuori dalle sabbie mobili.